Dovrò sostenere delle spese per le sue cure mediche. Capisco. I signori sono pronti per ordinare? Certamente, questa sera si mangia aragosta. Che ne dici, amore? Non so, non l'ho mai mangiata prima. So solo che è troppo costosa e se devi aiutare tua madre con le cure. Non preoccuparti, so quello che faccio. Ci porti pure l'aragosta. Ottima scelta. Vado a prendere la glassette per lo champagne. Vedrai, ti piacerà. Andrea, che ci fai qui? Papà, volevo vederti. Io e mia sorella eravamo molto preoccupati per te dopo averti sentito. Sono appena arrivato per vedere se avevi bisogno di un aiuto, di un qualcosa, ma a casa non c'è nessuno. Sì, sono uscito un attimo perché dovevo andare a prendere delle medicine. E comunque tranquillo, che mi sta già aiutando Tania. Ti ho spiegato, no, che le cure che sto pagando richiedono un grande sacrificio economico e sono desolato di non potervi sostenere come meritereste. Però sono sicuro che vostra madre e il suo compagno potranno provvedere a voi. Papà, io sono venuto perché ero preoccupato per te. Ma a quanto pare sei tutt'altro che malato. Malato? Come malato? Giacomo, me lo puoi spiegare? Avevi detto che era tua madre ad essere malata. Non sei cambiato affatto. Tu stai benissimo. Questa è solo un'altra delle tue solite bugie.